siamo in Piazza Alberti, di fronte a Via Gioberti, di fronte alla sede del quartiere 2 Villa Rivabene, e dietro di noi c'è il parcheggio di Piazza Alberti e Piazza Nannotti. Questa zona dovrebbe subire delle piacevole trasformazioni. Abbiamo 800.000 euro per risistemare Piazza Alberti, 800.000 euro per migliorare la bella Via Gioberti e 350.000 euro di soldi pubblici più un intervento del privato per rendere più bella e più accessibile Piazza Nannotti, che attualmente versa in una situazione un po' di degrado. Dobbiamo sicuramente migliorare la Piazza Alberti. Non è possibile che adesso da via Aretina e da via De Santis non si possa parcheggiare nel parcheggio qui dietro di me. Per parcheggiarci è previsto un percorso quasi impossibile, quindi ci vuole una correzione della viabilità delle aiole che permetta da via De Santis e da via Aretina di parcheggiare nel parcheggio di Piazza Alberti. E per quanto riguarda via Gioberti, una messa in sicurezza di tutti gli incroci, un allargamento di qualche marciapiede, una regolazione e una miglioria anche della sosta dei veicoli. Dobbiamo rendere questa bella strada, la strada delle 100 botteghe, ancora più bella e ancora più vivibile per tutti i residenti. Mi auguro che sia più funzionale e più bella. Piazza Nannotti è una piazza chiusa, dovrà essere fatto a brevissimo un intervento per rendere accessibile il passaggio pedonale anche da via De Santis. Saranno rimossi anche le fioriere e le cose un po' troppo ingombranti che ci sono adesso, la renderemo più bella, più vivibile, e probabilmente è il luogo adatto per farla vivere anche la notte, perché non ci sono case d'intorno, è un luogo abbastanza distante dai condomini, e quindi può essere il luogo ideale per farci manifestazioni culturali. Sono i due personaggi più importanti della piazza, mi piace simpaticamente dire, i due benzinai, la storia di Piazza Alberti insieme ad altre attività storiche di questa piazza, ma sono sicuramente la sentinella e gli occhi anche della pubblica amministrazione su questo quartiere, contribuiscono a tenere attenta l'attenzione, a combattere quello che può essere il degrado. Siamo quasi un'istituzione della piazza da tutti gli anni che siamo qui, e siamo effettivamente a tutelare quello che è il degrado che avviene in questa piazza. Se ce la fanno più bellina è tutto che ben che venga. Più bellina, più curata e basta. Poi passiamo io e Salvatore per renderla bella. Quando rifaremo Piazza Alberti con gli 800.000 euro previsti, dovremo tener conto di migliorare la viabilità, di permettere a Via Aretina e Via De Santis di parcheggiare nel parcheggio di Piazza Alberti, ma anche di tutelare e aiutare i due benzinai, che sono due colonne per quanto riguarda la piazza.